La variante Omicron del Covid-19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. A darne notizia lo stesso presidente della regione, Luca Zaia. Si tratta di una persona di sesso maschile, un quarantenne residente nel Vicentino, rientrata da un viaggio di lavoro in Sudafrica. Il paziente che risulta vaccinato è risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro, ma percependo alcuni leggeri sintomi ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo evidenziando la variante Omicron al termine della sequenziazione. Al momento in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la moglie e uno dei due figli, anch'essi risultati positivi al tampone. Per loro la sequenziazione è ancora in corso. Siamo in massima allerta su tutto il fronte, sottolinea Zaia, e questa novità non bella ma attesa dimostra che la rete dei controlli dei tamponi e delle sequenziazioni funziona efficacemente. Stiamo esprimendo il massimo sforzo, aggiunge il presidente, con una media giornaliera di circa 100.000 tamponi e con un sistema di sequenziazione efficiente come quello del IEZS. Continueremo con questo sforzo di controllo e prevenzione che è stato e che è ora fondamentale.